Come trovare il coraggio e l'energia per affrontare le cose che ci spaventano, tutte le cose che ci spaventano. Ciao a tutti da Gennaro Romagnoli, psicologo psicoterapeuta. Oggi voglio raccontarvi un piccolo esercizio potentissimo che ho usato per anni nel mio studio e che probabilmente avete già sentito se seguite il mio lavoro da qualche tempo, dedicato proprio a come superare le paure, ma non è proprio e solo per superare le paure, è un esercizio che serve per ribaltare una delle cose più pericolose della nostra psiche e trasformarla in una vera e propria risorsa. E lo farò partendo ancora una volta da Philip Stutz, di cui abbiamo parlato in un recentissimo video, commentando quel bellissimo docu, diciamo così, docu-serie, chiamiamola così, fatta appunto da Philip Stutz, il metodo di Philip Stutz e Jonah Hill, che mi sembra si chiami in questo modo. È una tecnica potentissima che negli anni io ho nominato la tecnica della nuvoletta. Per spiegarvela, è bene che io vi racconti un po' come funziona il nostro caro cervellino. Quando viviamo un'esperienza che non ci piace o pensiamo ad un'esperienza che non ci piace, il nostro cervello cerca di fare la cosa più spontanea, cerca di trovare delle soluzioni per abbreviare la sofferenza e lo sforzo necessarie per affrontare quella cosa. E solitamente cosa fa? Fa così. Cerca di evitare non solo quella cosa, ma vuole evitare tutti i pensieri relativi a quella situazione. Immaginiamo una persona che abbia, non so, paura di affrontare un colloquio di lavoro oppure un certo tipo di esame. Ecco che per alcune persone che utilizzano una tecnica contrario, di solito quella cosa diventa un'ossessione, continuano a pensarci proprio perché vogliono in qualche modo viverla e riviverla, mentre per altre persone pensare a quella cosa lì diventa qualcosa di negativo e quindi fanno di tutto per non pensare a quella cosa lì, si distraggono, usano magari alcol, droghe per cercare di non pensare a quella cosa lì, cercano di essere sempre in compagnia di qualcheduno. L'importante è non restare sufficientemente soli e pensierosi da far arrivare quel pensiero. Vuoi un'indicazione per capire quando fai così? Perché tutti quanti cerchiamo di evitare alcune cose. L'indicazione è questa. Di solito questi pensieri arrivano quando non siamo difesi e di solito quando stiamo per addormentarci o stiamo per svegliarci, perché in quei frangenti, quando siamo nella situazione, scusate la parolaccia, ipnopompica, ipnagogica del sonno, in quel momento siamo in una fase, diciamo, in cui diventiamo un po' più inconsci, inconsapevoli e lasciamo andare le difese, quindi lasci andare il desiderio di evitare quel pensiero. Lo so, se sei uno psinellino, l'idea dell'evitamento ti uscirà dalla testa, ma devi sapere che è stato decretato da molti come una delle cose più importanti che uno psicologo ed uno psicoterapeuta devono conoscere e valutare nel trattamento di qualsiasi disturbo. E dunque oggi ti insegnerò una cosa pazzesca, semplicissima, che è, tecnicamente parlando, un controevitamento psicologico. Esattamente il contrario. L'abbiamo visto in tante salse, metterti lì e pensare a quell'evento è un controevitamento, andare lì fisicamente è un controevitamento, scrivere di quella cosa è un controevitamento, ma oggi voglio farti fare proprio l'esercizio così come viene descritto all'interno del metodo di Schulz e di Barry Michaels, se non sbaglio. Mi ricordo ancora dal 2012, ragazzi, nel 2012 abbiamo iniziato a parlare di questo metodo che adesso è diventato famoso, è diventato un po' più noto, ecco, famoso un parolone, grazie proprio a Netflix, all'interno del quale c'erano i primi passi per quella che oggi chiamiamo self-kindness, oppure per la meditazione dell'amore compassionevole. Potrete trovare nella precedente puntata, nel video nel quale abbiamo parlato del metodo di Philip Stutz, potrete trovare nella descrizione un piccolo link dove c'è una puntata del 2012 del nostro podcast o proto podcast nel quale vi insegno come affrontare le persone difficili. E sappiate che questa tecnica funziona benissimo anche per i parenti rompiscatole, e se mi state guardando nelle giornate di pubblicazione forse ne avrete più bisogno del solito, dato che questo video è pubblicato nei giorni vicino alle feste di Natale / Capodanno, quindi ognuno di noi deve avere a che fare con una o più persone.
Per fare l'esercizio che tra poco ti descriverò e che faremo insieme, ti chiedo semplicemente di trovare un posto tranquillo dove poter stare in serenità per 3, 4 minuti, 5 minuti massimo, senza che nessuno ti rompa le scatole. Tranquilla, tranquillo, anche se ti interrompono, non succede niente, però è meglio che tu riesca a farlo tutto di fila, un po' come abbiamo già visto per altri esercizi. E sarà una tecnica speciale. Potrai farla sia da seduto che da in piedi, ma inizialmente ti invito a farlo da seduto, anche se poi vedrai che puoi farlo anche da in piedi. E consiste nel fare una piccola immaginazione guidata. Per farla ci serve un evento che stai evitando o che vuoi affrontare o che devi attraversare e di cui appunto non ti senti pronto, non ti senti motivato, non ci vuoi proprio pensare. Potrebbe essere una visita medica, potrebbe essere un colloquio di lavoro, potrebbe essere un tuo collega con cui devi fare quelle quattro chiacchiere particolari o qualsiasi altra cosa che tu desideri affrontare ma che per qualche motivo non è che c'ho tanta voglia di affrontarlo. Ce l'hai? Ferma il video se non ce l'hai, pensaci un secondo perché ti stupirà, questa tecnica sono certo ti stupirà. Ovviamente devi farla insieme a me e devi ripeterla un po' di volte, no? Non così al volo, altrimenti questo video sarebbe un video semi-magico, ma per alcune persone potrebbe avere degli effetti magici, per cui io voglio sapere il vostro commento qua sotto, sono qui che aspetto già il vostro feedback, ancora prima di farvi fare l'esercizio. Pronti? Anche tu provi ansia? Ho creato un test per farti scoprire il primo passo da fare, nel tuo caso specifico, per gestire meglio l'ansia e ritrovare la serenità. Il test è velocissimo e se vuoi farlo trovi il link qui sotto in descrizione. Se il video ti sta piacendo, lascia un like e iscriviti al canale. Ok, allora sediamoci in questo modo, in un modo tranquillo, rilassato, ok? Tenete a mente la cosa che state evitando in questo momento, ok? Ciò che ti chiederò di fare tra poco sarà di chiudere gli occhi e iniziare a immaginare di fronte a te una nuvola nera che rappresenta la cosa che stai evitando, che non vuoi affrontare o che fai un po' fatica ad affrontare, ok? Ok, se è tutto chiaro, semplicemente adesso sediti tranquilla, sediti tranquillo, fai un bel respiro profondo e chiudi gli occhi. Adesso con gli occhi chiusi vorrei che immaginassi davanti a te proprio questa nuvola di fumo. Questa nuvola di fumo a un metro da te, a un metro di distanza da te, rappresenta la cosa che stai evitando. Magari è il colloquio di lavoro, sono quelle quattro chiacchiere con quel tuo collega, con il tuo partner, con tuo figlio, con qualsiasi persona o anche con qualsiasi situazione. Vedila davanti a te. Devi vederla e ti deve anche un po' scoraggiare nel vederla. Evita di vedere i dettagli di quella cosa, è una nuvola nera che rappresenta ciò che stai evitando, ok? Bene, adesso vorrei che dentro di te facessi sorgere il desiderio di affrontarla, il desiderio di superarla, il desiderio di passarci attraverso. Come sarebbe se avessi molto più desiderio di superarla in questo momento? Come sarebbe se avessi già tutte le risorse necessarie per attraversarla in questo momento? Vorrei che tu sentissi dentro di te proprio il desiderio di dire su, coraggio, fatti sotto, coraggio, fatti sotto, coraggio, fatti sotto. E quando ti senti pronto, fai un passo in avanti, immagina di entrare dentro questa nuvola di fumo, immagina di attraversare tutta la sofferenza, lo sforzo necessario per attraversare quella situazione, immagina di passarci attraverso e di uscire dall'altra parte. E quando esci dall'altra parte, puff, e apri gli occhi. L'hai fatto? Quindi le cose essenziali per fare bene questo esercizio sono trovare una situazione che vuoi superare assolutamente, immaginarla davanti a te come se fosse una nuvola, non è importante che tu immagini esattamente che cosa accade, sentire che questa nuvola rappresenta la cosa che devi attraversare e poi generare dentro di te il desiderio di volerla attraversare in quel momento, sentire come la sfida di volerla attraversare, di passarci in mezzo e quando senti di aver generato con abbastanza forza questa sensazione, su coraggio, fatti sotto, immagina di fare un passo in avanti, di percepire questa sensazione di fatica nell'attraversare e ti immagini uscire dall'altra parte. Fallo 10 volte consecutivamente, sempre più velocemente. Adesso la facciamo ancora una volta insieme, d'accordo? Te la faccio fare un po' più velocemente.
Quindi se vuoi mettiti di nuovo seduto, se vuoi puoi farlo in piedi, ok? Immaginando fisicamente davanti a te, camminando fisicamente dentro la nuvola. Ma per ora fallo da seduto in modo che sia tutto tranquillo, ok? Tutto sicuro e tranquillo. Siediti nuovamente, fai un bel respiro profondo, chiudi gli occhi e immagina davanti a te questa nuvola. È la cosa che devi superare, è la cosa che vuoi superare e vuoi attraversare. Ora immaginala davanti a te, immaginala davanti a te come una nuvola nera, una nuvola grigia che vuoi iniziare a attraversare. Senti dentro di te il desiderio di sfidarla, il desiderio di superarla. Su, coraggio, fatti sotto, senti il desiderio di superarla e quando lo senti fai un passo in avanti e entraci dentro. Entra dentro la nuvola, attraversala, senti la sofferenza, lo sforzo, le energie necessarie per superare questa cosa e puff, esci dall'altra parte. Hai fatto? Ok, ti invito a ripetere questa cosa altre 6, 7, 8 volte di seguito. Che cosa deve accadere? Qual è il segnale che ti dice che l'hai fatto davvero bene? Il segnale è semplicissimo, è il desiderio di affrontare quella cosa. È la sensazione di volerla affrontare in quel momento. Ed è un po' l'effetto esame universitario o anche esame di maturità, lascia che mi spieghi meglio. Ti è mai capitato di dover affrontare un esame importante come, non so, l'esame di Stato, l'esame delle scuole superiori, delle medie, l'esame della patente o qualsiasi altra cosa che ti ha costretto a studiare per tanto tempo, così tanto tempo che non ce la facevi più e non vedevi l'ora che arrivasse quel giorno? Come per dire, guarda, è talmente stressante continuare a pensare a quell'esame che non vedo l'ora che ci sia. Ecco, questa è la sensazione che devi generare, o almeno questa è la sensazione che puoi iniziare a generare. Questa è la sensazione del fatto che hai smesso di evitare quel pensiero e sei così pronto che vuoi attraversarlo. Ripetilo più e più volte, ovviamente con grano salis, senza esagerare, ricordandoti che questi esercizi non sostituiscono una psicoterapia e l'aiuto con un mio collega, per cui non fare l'errore di giocare con tutte le tue paure più grandi nel tentativo di superarle tutte, ma parti con una piccola, nota come ti senti e insisti, cerca di superare quella lì, o meglio, cerca non di superare. Anzi, guardami bene, cerca di sentire il desiderio di attraversarla. Voglio sentire il desiderio ardente di passare oltre attraverso quella nuvoletta, quella esperienza e sapere che quello sforzo necessario che ti serve per superare la nuvoletta è in realtà sforzo che ti renderà più forte e maggiormente in grado di affrontare tutte le nuvole della tua vita. Bene, lo so, ho fatto una specie di riduzione molto piccola dell'esercizio originario, magari più avanti lo rifaremo meglio, magari più dettagliatamente all'interno di una puntata del podcast. Nel frattempo fammi sapere come ti sei sentito dopo questo esercizio, lasciando un like o un tuo commento ovviamente, e se non l'hai ancora fatto iscriviti a questo canale, altrimenti ti riempio la casa di nuvolette nere. Sto scherzando. Bene, alla prossima, ciao! Lo sapevi che la meditazione può portare nella tua vita una serie lunghissima di benefici scientificamente dimostrati? Beh, ora lo sai. E se vuoi praticarla in modo semplice e costante, ho creato un'app gratuita per te. Puoi trovarla sull'Apple Store o sul Google Play Store, oppure cliccando sul link in descrizione.